Affrontiamo ora questo problema che si intitola Quante caselle gialle? Ho disegnato una serie di figure. Adesso ve le mostro. La prima, che è formata da un quadrato 3x3 con un quadrato blu al centro. La seconda, che invece è un po' diversa. La terza e la quarta. Ora mi chiedo, come sarà fatta la decima? E precisamente, quante caselle gialle avrà? Allora, come sempre in questi casi, ci prepareremo una bella tabella dove scriveremo il numero della figura, quante caselle avrà in tutto e il caselle blu. Cominciamo con la figura numero 1, che ha in tutto 9 caselle e una casella blu. La figura numero 2 invece ha in tutto 25 caselle e 4 caselle blu. La figura numero 3 invece è formata da 49 caselle totali e 9 caselle blu. La quarta invece ha 81 caselle totali e 16 caselle blu. Mi pare di aver capito. In questa colonna verranno scritti i quadrati dei numeri dispari, mentre in quest'altra colonna saranno scritti i quadrati dei numeri corrispondenti alla figura, per cui qua verrà 3 al quadrato, 5 al quadrato, 7 al quadrato e 9 al quadrato, mentre qua nella figura numero 1 sarà 1 al quadrato, la figura numero 2 sarà 2 al quadrato, la figura numero 3 sarà 3 al quadrato e la quarta figura sarà 4 al quadrato. A questo punto possiamo continuare la nostra tabella e vedere che per la decima figura ci saranno 21 al quadrato caselle in tutto e 10 al quadrato caselle blu. Ora ci basta fare il calcolo e viene 21 al quadrato meno 10 al quadrato che fa 441 meno 100 che fa 341.